Quella che vedete è una veranda termica. La veranda termica non ha solo la funzione estetica, ma ha soprattutto la funzione di isolare la casa, creando un ambiente separato dall'esterno. Separarlo dall'esterno d'inverno vuol dire creare una zona calda che serve per disperdere meno calore dall'interno della casa quando si entra dentro la casa dalla porticina laterale. Le assi che potete notare sono orientate di modo che d'inverno la luce passi e possa scaldare l'interno della veranda isolata da vetrocamera. Sono orientate però in modo che d'estate, col sole che è più perpendicolare, il sole non possa entrare, quindi rimanga un'area e soprattutto un volume più fresco. Quindi d'inverno otteniamo una zona più calda che ha la funzione di isolare e dare disperdere meno calore dall'interno della casa, quindi risparmiare nel metano e nel riscaldamento. D'estate abbiamo una zona più fresca che consente di risparmiare nel raffrescamento elettrico, quindi nel condizionamento, e con un'unica soluzione, insomma, tra l'altro naturale, esteticamente pregevole, e quindi non si disperde il pregio dell'immobile e con una spesa comunque contenuta si riesce ad avere una soluzione decisamente ecologica. Questa è una delle tante, dei tanti accorgimenti che potete vedere a fini di risparmio energetico e di sostenibilità ambientale. Si sostiene spesso che il riscaldamento e l'energia elettrica necessaria per un'abitazione e tenda a contribuire al 33% delle emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera, al conseguente inquinamento e alle emissioni di polveri sottili. In questo modello di casa, che è qui a Curtatone di fronte al comune, non è nello spazio, si tende ad avere emissioni pressoché vicine allo zero. La veranda termica è una parte dei presidi fatti a questo scopo. L'altra parte, in realtà la parte più rilevante che non si vede da tanto che è integrata, è relativa al cappotto di isolamento. Il cappotto di isolamento sono 10 cm di materiale isolante che isolano la casa e contribuiscono appunto d'inverno a isolarla, a far disperdere meno calore prodotto all'interno. D'estate appunto a scaldarla di meno e quindi ad aver bisogno di minore condizionamento. Quindi, e tutto sommato, come vedete, nessuno nota la differenza tra questa e l'appartamento a fianco che non ha l'isolamento col cappotto, quindi non ci sono nessuna intrusione all'estetica della casa per chi è amante giustamente di questi lati della abitabilità e della piacevolezza di una casa. Per cui la casa, per essere passiva, deve in pratica riuscire a non emettere anidride carbonica. Chiaramente per vivere in una casa, per essere abitabile, è necessario che la temperatura interna sia adeguata, è necessario avere la possibilità di illuminare, di avere elettricità, fare funzionare le varie apparecchiature che ci consentono di vivere nella nostra civiltà, insomma. Per fare questo devo usare fonti energetiche il più possibile, alternative, il più possibile rinnovabili, per cui in questa casa l'energia elettrica è fornita totalmente in valore assoluto dai pannelli di solare fotovoltaico che sono sul tetto. I pannelli hanno banalmente una un potenza di picco di 2,86 kW e garantiscono un valore assoluto, ripeto, l'energia elettrica totale consumata da questa casa. E la cifra spesa per l'impianto dei pannelli è stata di circa 13.000 euro e nel compreso, e verrà rimborsata totalmente in circa 7 anni dai calcoli fatti in base all'esposizione, in base alle falde del tetto. E quindi in pratica dopo 7 anni potrà avere addirittura un guadagno, ma l'obiettivo non è guadagnare da questi presidi, ma è appunto essere sostenibili, riuscire a dare dei modelli che possono essere assolutamente riprodotti in altre abitazioni, in altri modelli costruttivi, soprattutto quelli pubblici, uffici e quant'altro, cioè che sono quelli che disperdono di più calore e quant'altro. Per cui l'energia elettrica della casa è fornita dai pannelli solari fotovoltaici, viene poi scambiata, per il momento non c'è ancora
la dispersione delle fonti, quindi piccole fonti in periferia, ma ci si basa ancora sulla centralità, sul gestore dell'energia, ma pian piano si spera di arrivare a fonti locali di energia che sarà il modo di essere davvero indipendenti. L'energia elettrica data dai pannelli solari, che non è solo quella che mi garantisce di accendere la lampadina o il computer o di ricaricare il telefonino, ma è quella che mi consente soprattutto di far andare le pompe di calore elettriche. Le pompe di calore elettriche in pratica possono risolvere del 100% i problemi relativi al riscaldamento della casa. Quindi con l'elettricità che mi è data dai pannelli solari riesco ad ottenere l'energia per far andare pompe di calore che garantiscono una temperatura comunque superiore ai 22 gradi con una banale potenza dell'impianto di 4,5 kW richiesti alla rete elettrica come potenza di picco, perché quando nel momento in cui si accendono le pompe di calore c'è comunque una richiesta di energia particolare. Le pompe di calore sono temporizzate, quindi posso programmarle che si accendano un paio d'ore prima del mio rientro a casa, anche d'inverno, e quindi avere la casa già comunque calda negli ambienti che mi sono necessari. Per cui energia necessaria per il riscaldamento, energia elettrica garantita comunque sempre dall'elettricità dei pannelli solari, quindi è un modello comunque sostenibile, casa isolata che disperde poco calore, per cui riesco totalmente con fonti rinnovabili e con cifre decisamente contenute ad avere un modello di casa passiva su un modello di casa che non è nata così, è stata fatta pochi anni fa, ma era assolutamente una casa in classe E energetica, si è trasformata grazie alla coibentazione con il cappotto, grazie ai pannelli solari, grazie alla veranda termica e alle pompe di calore in casa in classe C tendente alla B. Purtroppo ci sono dei limiti burocratici, però in realtà questa casa è ad emissioni zero. L'altro 33% di emissioni è quello correlato alla mobilità nella nostra società, e si pensa sempre che sia impossibile limitare le emissioni dovute alla mobilità. Ma più dell'80% delle persone ogni giorno percorrono meno di 60 km, soprattutto andando da casa al lavoro. Sottolineo che è possibile muoversi con mezzi alternativi meno inquinanti. La cosa migliore è muoversi in bicicletta, a piedi, andare con i mezzi pubblici. Se proprio qualcuno è fautore della mobilità privata, esistono già oggi metodi assolutamente alternativi e assolutamente adeguati, come questo motorino che vedete, che ha un'autonomia di 60 km e dà una velocità massima di 60 km all'ora, che sono direi adeguati per le necessità urbane. Il mio percorso da casa al lavoro è di 7 km e dovrei spendere almeno 1 litro di diesel con l'accensione, forse anche di più ogni giorno, e l'elettricità del motorino è dispendiosa per un cinquantesimo rispetto al diesel. E oltretutto nel mio caso, come ho detto, l'energia elettrica la produco con i pannelli solari fotovoltaici, quindi le emissioni sono ridotte notevolmente.